Oh, buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi facciamo una ricetta molto molto semplice che magari tanti di voi non sanno fare ma che vogliono imparare a fare. Allora, partiamo dal presupposto che oggi facciamo un'insalatina di polipo o di polpo, quel che sia. Però questa volta vi faccio vedere con la confezione, perché magari tanti di voi non lo sanno cucinare. Ma se questo video arriva a 100 like, prendo polpo fresco e vi insegno a cucinarlo nel suo brodino, quello che sia, e lo facciamo insieme. Quindi 100 like per vedere il prossimo video con il polipo fresco. Adesso torniamo a noi e vi faccio vedere cosa serve per fare il polpo. Allora, abbiamo questo polpo confezionato, perché per magari tanti di voi che vogliono imparare a cucinarlo o sono alle prime armi con la cucina, non sanno da dove partire e vogliono mangiarsi un bel polpo perché l'hanno sempre mangiato, possiamo iniziare con questo. Dopo, più avanti, come vi ho detto all'inizio, se arriviamo a 100 like ve lo faccio fresco. Allora, polpo, pomodorini, patate, olive, e lo andremo a condire con olio, sale, limone e pepe e del prezzemolo. Fresco sarebbe possibile, ma se ce l'avete a casa col congelato, usiamo quello congelato. Allora, intanto ho messo a scaldare dell'acqua, andremo a metterla nella pentola, io ci metto sempre un po' di sale al suo interno. Inizieremo con le patate. Le patate non devono essere sfaldate ma devono stare un po' al dentine, diciamo. Scoldiamo le patate, le andiamo a mettere in una bacinella con all'interno i pomodorini e le olive già tagliate, che adesso vi farò vedere, e andremo a scaldare e a mandare un po' avanti di cottura il polpo, perché noi lo troveremo già cotto, però in confezione lo lasciano un po' al dente, poi freddo da frigo non è proprio così tanto buono. Quindi iniziamo subito con ad andare a mettere l'acqua nella padella, andiamo ad accendere, chiudiamo e lo portiamo ad ebollizione. Ora andiamo a pelare le nostre patate. Se ne avete di più grandi ne basta una bella grande, giusto da formare tipo una patata grande così. Ok, andiamo a togliere il tovagliolo con la buccia delle patate. Mi raccomando, lavorate sempre nell'ordine e nella pulizia. Le andiamo a dare una lavata. Adesso le andiamo a tagliare a cubetti. Allora andiamo a tagliarle a metà, queste a metà perché sono piccoline, e andiamo a tagliarle in tre. Perfetto, una volta che l'abbiamo tagliata a cubetti, le andiamo a versare nella padella. Ok, le facciamo bollire per circa 10-15 minuti tenendole sotto controllo, e mi raccomando non devono essere spapolate ma devono essere un po' al dentine, non tanto. Dopo andiamo a prendere una bacinella, prendiamo i pomodorini, se avete anche quelli normali, quelli tondi va benissimo. Li andiamo a tagliare metà e in quattro, metà e metà. Ne andiamo ad aggiungere ancora due. Perfetto, andiamo a metterli nella bacinella. Adesso andiamo a prendere le nostre olive. Perfetto, e le andiamo a tagliare a metà. Perfetto, e si risulta così. Dopo andiamo a mettere le nostre patate all'interno, andiamo a mettere il nostro polpo che andremo a scaldare sempre nella padella, e dopo le andremo a condire. Ok, andiamo a scolare le nostre patate, passati 10 minuti. Ok, adesso le facciamo raffreddare e dopo le andiamo ad aggiungere nei pomodorini e nelle nostre olive. Andiamo ad aprire la confezione del nostro polipo preconfezionato e lo andiamo a mettere nella nostra padella dove abbiamo cotto le nostre patate.
Ok, adesso lo facciamo scaldare e cuocere ancora un po', e dopo facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con le patate. Lo facciamo raffreddare un po' e dopo andiamo a condire il tutto. Bene, adesso andiamo a scolare il nostro polipo, che dovrebbe essere pronto. Andiamo a raffreddarlo un po' sotto l'acqua. Lo andiamo ad aggiungere insieme ai pomodorini e alle olive. Aggiungiamo le nostre patate. Andiamo di olio, limone, che col pesce ci sta sempre bene il limone. Ci mettiamo del pepe e un pizzico di sale, perché abbiamo già salato in precedenza la nostra acqua. Andiamo a mescolare. Se avete del prezzemolo, metteteci pure del prezzemolo. Andiamo ad assaggiarlo. Aggiungiamo ancora un po' di sale, ancora un po' di limone, un po' di olio. Perfetto. Prendiamo il nostro piatto, prendiamo una coppetta, se vogliamo fare cose un po' da galanton. Andiamo a mettere dentro il nostro polipo condito. Ok, io lo mangio come secondo. Ok, così, e ci mettiamo un filo di olio. Ci mettiamo un po' di verde come guarnizione. E questa è la nostra insalatina con polipo, pomodorini, olive e patate, condite con olio, sale, pepe e limone, e guarnite con un po' di insalatina. Sarebbe meglio una fogliolina di prezzemolo, ma in questo caso non ce l'avevo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su, che mi renderebbe veramente felice. Come vi dicevo all'inizio, 100 like per rifare una ricetta con l'insalatina di polipo fresca. Iscrivetevi qua sotto al canale, che per voi è gratis e per me porterebbe veramente grandi grandi benefici. Seguitemi sui miei social Instagram e Facebook, a roberto.franchi94 e a robifranchi. Scrivetemi qua sotto nei commenti che ricette vorreste vedere, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!